Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, di sabato 31 marzo. Buona Pasqua per domani a tutti quanti voi, buon fine settimana per quelli che sono in giro a divertirsela. Vediamo cosa è successo sui giornali. Ovviamente la politica e Gaza sono i due temi fondamentali. Su Gaza ve lo dico subito, quello che sta succedendo è che ci sono molti morti tra i palestinesi, le forze dell'ordine israeliane non tollerano che si possa passare i propri confini. È una questione annosa, molto lunga, oggi c'è di tutto sui giornali, è uno di quei temi che dal 48 in poi, cioè da quando non venne riconosciuto da parte delle comunità arabe la nascita dello Stato di Israele, beh, insomma, da quel momento in poi è stata una storia di violenza e di guerra. E poi recentemente con l'arrivo di Hamas al posto di Fatah come amministratori della striscia di Gaza, le cose sono andate soltanto peggiorando. Giorgio Tocchi, Aug. Andiamo invece sui temi politici che sono quelli più nostri, su quali ci sentiamo, diciamo, mettiamola così, più caldi in queste ore. Il 58% degli elettori del Movimento 5 Stelle sono a favore di un'alleanza con la Lega. Va bene, ciao Michele, c'è anche Michele che si è collegato ora. Sono d'accordo con l'alleanza con la Lega, perché è stato sempre uno di quei demi, cioè possono fare un accordo Di Maio e Salvini contro il popolo che li ha votati? Secondo diciamo, i sondaggi che sempre di più stanno diffondendosi, sì, si possono fare questi accordi. Questi accordi sono fattibili perché il loro popolo li vuole. Nel frattempo è molto interessante un pezzo polemico nei confronti di Marco Di Eugenio, anche lui un abbraccio, oggi saluto un po' tutti quelli che vedo che si stanno collegando. È interessante il pezzo di Battista sulle poltrone, che è il fondo del Corriere della Sera, perché ha perfettamente ragione, cioè quando la conquista delle poltrone la fanno gli altri, il PD o prima Forza Italia, era l'occupazione, era il potere, era la partitocrazia, erano i corruttori, era il cerchio magico, era il giglio magico, era questa roba qua. Quando invece l'occupazione delle poltrone la fa il Movimento 5 Stelle, o in prospettiva vedremo la Lega, ma per il momento il Movimento 5 Stelle, beh, allora in questo caso si tratta della conquista delle casematte del potere. Beh, il caso più tipico è quello, voglio dire, di Presidenza, di Camera e di Senato, perché hanno lasciato alla minoranza del PD, di Leo e compagnia cantante, due posti, mi sembra su 32 o su 36. Allora non è che ci potete raccontare che questo è fatto per migliorare il paese, cioè le minoranze all'interno di una democrazia mi sembra che debbano essere considerate. Fico sul fatto invece ci dice una cosa diversa: grazie alla Presidenza della Camera, alla mia Presidenza, si possono ridurre le indennità per i voltagabbana e evitare che ci siano i voltagabbana. Non è esattamente così, però un primo segnale anticasta. Fico sul fatto, cioè il giornale del Movimento 5 Stelle, che non è pagato dal Movimento 5 Stelle, non vi arrabbiate, ma che è del 5 Stelle chiaramente. Bene, su quel giornale è fatto. Poi vi vorrei ricordare una cosa: il Movimento 5 Stelle, che fa tanto il fenomeno, il fatto fa tanto il fenomeno, eccetera, quando deve fare un reportage l'esponente più importante del Movimento 5 Stelle in Guatemala e in America, cioè Di Battista, che a me sta anche molto simpatico, da chi gli viene pagato questo reportage? Da chi gli viene pubblicato questo reportage? Dal Fatto. Allora, se una cosa di questo tipo in un mondo incredibile del passato fosse avvenuto, non so, sull'ex parlamentare Clou di Forza Italia, che lo fa sul giornale, sarebbe il giornale di Forza Italia. Se Monti riprende a fare, come ha ripreso a fare, l'editorialista del Corriere della Sera, direbbero: ah, il giornale dei poteri forti. Ogni giornale, diciamo, è infelice a modo suo. Al Fatto tocca Di Battista, al giornale, non so, Brunetta, e al Corriere della Sera tocca, abbiamo detto, Mario Monti. Il PD è diviso? Boh, non si riesce a capire. Se oggi leggiamo Libero e Stampa, ci sarebbe il tentativo del PD di appoggiare il Movimento 5 Stelle e cercare di fare lo svoltone, cioè 5 Stelle invece di farlo con la Lega lo potrebbe fare l'alleanza col PD. Poi leggi Delrio, che è diventato uno dei capogruppo, che non vuol fare oggi il segretario del PD, come qualcuno gli chiedeva in intervista oggi il Corriere della Sera, dice: mai col Movimento 5 Stelle, non si può discutere con loro. Mario Calabresi dice: questa del PD però è una minoranza troppo silenziosa, è vero che devono fare l'opposizione, ma parlano, dicano qualcosa. Beh, in realtà non si riesce a capire su che cosa lo debbano dire qualcosa, non c'è nulla oggi, non c'è un governo, anzi il governo che c'è è quello loro, su che cosa devono parlare? Sul DEF, come dice Calabresi, io non riesco a capirlo. Ricolfi, interessante, oggi cosa ci dice? Che il Movimento 5 Stelle e la Lega sono il governo più probabile dal suo punto di vista, per due motivi: il centrodestra è diviso, tant'è che si vede cosa succede quando si va al Quirinale, che
il centrodestra si presenta ognuno con la sua figurina, la Meloni con i suoi amichetti, Berlusconi con i suoi amichetti, Salvini con i suoi amichetti, ma insomma si può fare un'alleanza, il centrodestra può essere granitico se si presentano al Quirinale separati, chiede con un punto di domanda a cui la risposta è semplice, Ricolfi. Altra questione che dice, l'alleanza col PD, e questo mi sembra che è evidente dai giornali di questi giorni, dice Ricolfi, sarebbe troppo divisiva per il PD, il PD si spacca in due, i renziani non vogliono l'alleanza col Movimento 5 Stelle e gli altri sì. Vediamo che altro ci abbiamo. Beh, è stupendo oggi il pezzo del Corriere della Sera che, secondo la Commissione per le inclusioni delle periferie, sapete che cosa ha scoperto? Una cosa che si diceva in campagna elettorale, lo diceva peraltro Salvini, lo diceva Berlusconi, ma che è stata svillaneggiata dagli stessi giornali, dagli stessi dal centro-sinistra, che non ha capito che stava perdendo le elezioni proprio sulla base di queste inutili polemiche. Perché diceva il centro-destra, ci sono 600.000 clandestini in Italia che non hanno né arte né parte, dobbiamo stare attenti. Secondo la Commissione parlamentare, sapete quanti sono? 500.000 i migranti in Italia che sono fuggiti dai centri di accoglienza o sono stati buttati fuori e quindi stanno in questa zona grigia in cui non si riesce a capire come campano, cosa devono fare e come si portano la pagnotta a casa, come credete che se la portino a casa, come dicevano Berlusconi e Salvini, cioè stando nel malaffare, purtroppo. Facebook, polemica su Facebook, molto più interessante oggi rispetto al documento del vicepresidente di Facebook, è fantastico che qualche giornale pubblica oggi, il vicepresidente di Facebook cosa dice? Sì, lo sappiamo, ci sono le questioni del bullismo, magari c'è qualche bambino che viene bullizzato, sì, lo sappiamo, magari la nostra piattaforma può essere usata per atti terroristici, ma comunque il nostro dovere è crescere, questo dice il vicepresidente di Facebook in un memo interno, rendetevi un po' voi il cinismo ovviamente di un'azienda che fa il suo cavolo di comodo. Mentre oggi, un po' più interessante sul rapporto della Guardia di Finanza pubblicato da Italia Oggi, il quale ci dice che su 10 grandi multinazionali mondiali, le più importanti grandi multinazionali del web, sapete quanti hanno una presenza fiscale in Italia? 3 su 10, le altre 7 non esistono. Beh, io la trovo una cosa comunque molto interessante da ragionare su come cercare, anche se secondo me la tassa sui redditi, sui ricavi, è una tassa assolutamente assurda. Mediaset fa l'accordo con Sky. Wow, sono contento perché finalmente non c'è quella follia incredibile per la quale quando noi facevamo un programma su Canale 5, cosa che mi sta capitando negli ultimi 2 anni, bene, sapete che succedeva? Che non lo potevi vedere sul Canale 5 di Sky perché era occupato, perché avevano litigato Sky e Mediaset. Hanno fatto l'accordo, Mediaset darà a Sky i suoi contenuti premium, cioè i film che ci sono oggi su Mediaset Premium, e cosa succederà? Che noi potremo finalmente ritornare, noi televisioni giornaliste, Rete 4, Canale 5, Italia 1, immagino sui canali di Sky, quindi non avete bisogno di fare tutto quel casino, togliervi da Sky e andare sul digitale terrestre, questo ha un peso in termini percentuali di share sicuro. Detto questo, cosa succederà strategicamente? Oggi i giornali dicono tutto e il contrario di tutto, è la rottura con i francesi di Vivendi, che sembra la cosa più semplice, con i quali si era fatto un accordo appunto per vendere di Mediaset Premium, oppure la lite continua sotto forme diverse e più forti per Berlusconi. Direi che per oggi è tutto, sintesi massima perché siamo a Pasqua, ci vediamo domani con la zuppa di porro e questa sera, quanto volete, sul nostro sito nicolaporro.it, tante altre informazioni. Mi raccomando, condividete questa zuppa se vi piace e vi auguro ancora a tutti buona Pasqua. Ciao.